24 brani scelti, di cui gran parte prodotti nella lunga parabola della storia dei Beatles e scritti insieme a John Lennon, eseguiti da un'agile formazione di musicisti provenienti da varie esperienze rhythm and blues e dalla moglie Linda Eastman. Il concerto napoletano di Paul McCartney è stato contenuto in 2 ore precise di musica, poi un rapido rientro a Londra. L'unica intervista è stata concessa a Gianni Minà per la festa per uno scudetto che andrà in onda domenica 9 giugno su Rai 1. E adesso un tuffo nel passato. Avrebbe detto che l'Unione Sovietica... ...fino alle 10.000 lire. Anche se il piccolo teatro Tenda Partenope non era esaurito, il concerto a sorpresa di Paul ha riportato la grande musica internazionale in una città che si ritiene, non a torto, fuori dal grande giro. È soprattutto questo l'aspetto più interessante di una vicenda unica. Organizzata in 4 giorni, terza di una serie di esibizioni ospitate a Barcellona e a Londra, la serata di ieri ha dimostrato che Paul, a 49 anni, ha soprattutto una grande voglia di suonare, il che, 20 anni dopo lo scioglimento dei Beatles, non è assolutamente poco. Nel corso del suo concerto parigino della scorsa settimana, Lenny Kravitz ha ospitato sul... Paul McCartney a Napoli in un bellissimo concerto a sorpresa. Lo ha fatto per promuovere il suo ultimo disco, ma si è trattato di un concerto vero e proprio, che ha tenuto con grande divertimento e con un pubblico entusiasta. Il repertorio, oltre alle sue canzoni, alcuni classici dei Beatles, scritti in coppia con John Lennon. Il disco, che si intitola Unplugged, che sta già scalando le classifiche, ha il pregio di essere acustico e di essere stato registrato per gioco. Quando lo abbiamo incontrato, McCartney ha confessato di aver scelto Napoli per motivi romantici. Ha vissuto, proprio nella città partenopea, ci ha detto, un momento sentimentale, indimenticabile. Of Napoli. I haven't spent much time here, but there's a kind of romantic story, you know, Napoli, spaghetti, bella notte, and all of that, you know, so it's probably a romantic dream is why I come. Sul finale dell'intervista, l'ex Beatles si è scatenato simpaticamente in un fuori programma con accenni di O sole mio e volare. O sole mio. È finito. È finito? È finito, very. O sole mio. Very piccolo, sole mio. Thank you very much. That's all I know. If you don't stop me now, I'll go into volare. Oh. Volare. No, no. Okay, good. Let's see. Okay. Saw my love, you'd love her too.
like ours could never die, as long as I have you near me. Courtney! Paul McCartney alla festa della Sampdoria, oh, yes, eccolo lì! Yes, oh, yes, oh, yes. With my baby, and I'm by the San Francisco Bay.
Che vi saluta con un abbraccio grandissimo. Bene. There's no stopping Paul McCartney now that he's on the road. It was in Sweden that we caught up with the man whose tour announcement caused the destruction of the Norwegian post office computer. Okay. What do you want then? Why can't we travel a continuous line? Make love reliable, got it all the time. How come all the journalists are writing so very nice? Maybe about we're good. Yeah, it can't be that we all are around 40. Or I think it's that we're all, all the same age. Now you're back at East Stadion for the first time since 64. 25 years. Yes. Do you feel nostalgic? Or? Yeah, it's great. It's good to be back. Okay, thank you. Good of you. Can I have your autograph on that? I brought it. Look at him. He wants my autograph. He's supposed to be professional. Yes, you can. Thank you very much. And by all accounts, those concerts. 100 exemplaren zouden toch nog 8 jaar duren vooraleer dat werkje uitverkocht raakte. En toch. Souvenir de Lady Madonna, de Yesterday, Paul McCartney, Alex Beatles fait une tournée nostalgique en ce moment. Cela faisait 13 ans qu'il n'était pas monté sur les planches. Ce soir, il est à Paris-Bercy et cela pour 3 jours. Jean-Philippe Quille, un fan de McCartney. Sgt Pepper s'est dissous depuis plus de 20 ans, mais il reste presque le même. Visage poupin et regard langoureux. Time has passed now, I think, certainly for me, to look back at them and think, I love that song. You know, it's a pity if I never sing that song ever again in my life. Au programme, 80% de Beatles songs, saupoudrés des meilleurs extraits de son dernier album, composé avec son complice Elvis Costello.
Alors, place à la musique, les titres. Je vous laisse maintenant avec Caroline Tresca et son invité Fernand Tavares et je vous retrouve.